Allora, ringrazio tutti innanzitutto per averci dato questa opportunità. Inquadro un po' l'ente in cui lavoro. Noi siamo un consorzio di bonifica. Il consorzio di bonifica è un ente pubblico territoriale che è inserito nel SIRE, nel sistema regionale, e appunto la regione ne norma con il testo unico dell'agricoltura, legge regionale 31 del 2008, tutte le funzioni e i compiti, tra cui ovviamente i più intuitivi, come diceva lei, sono quelli di in qualche modo progettazione, manutenzione, realizzazione di opere di bonifica e di irrigazione, ma in tempi più recenti, proprio appunto con la legge 31 del 2008, sono stati assegnati ai consorzi anche compiti di salvaguardia ambientale e paesaggistica, tra cui anche la rinaturazione dei corsi d'acqua. E quindi è in quest'ottica che noi ci siamo mossi appunto nell'ambito della proposta di Life Gestire 2020 e in qualche modo siamo andati incontro anche quella che è una delle nostre missioni. Sì, come mi chiedeva di fare un quadro generale sulla zona del territorio su cui abbiamo operato. L'intervento previsto è sul Serio Morto. Il Serio Morto è un canale diciamo, che scorre lungo un antico tratto del Serio. Che però nel secolo scorso ha subito, ormai abbandonato, quindi non chiaramente un vecchio tratto, che nel secolo scorso ha subito degli interventi, è stato fortemente antropizzato, vuoi con rettifiche dei tratti, vuoi con risezionamenti piuttosto decisi. Si trova appunto nel comune di Castelleone, provincia di Cremona, nel comprensorio che noi chiamiamo Adda Serio, che è quello più ad ovest del territorio consortile. Il consorzio ha preso relativamente in gestione, diciamo relativamente da poco in gestione, questo corso d'acqua che prima veniva gestito direttamente da AIPO per conto di Regione Lombardia perché era inserito nel reticolo principale. E da quando l'abbiamo preso in carico, ovviamente abbiamo iniziato a fare dei lavori classici di manutenzione ordinaria e anche straordinaria, tipici del nostro modo di lavorare classico, però l'opportunità appunto dataci da Life Gestire ci ha dato in qualche modo l'input per poter realizzare qualcosa che fosse a beneficio della fauna e alla creazione degli habitat. Ok, grazie mille. Quindi potrebbe un attimo raccontarci se ha l'opportunità e se funziona il collegamento con la regia, che vedo che ogni tanto, almeno forse è un problema mio di banda, si interrompe, di farci vedere, di raccontarci in che cosa consiste concretamente l'intervento. Sicuramente. Allora, innanzitutto volevo fare una brevissima, cioè dare onore al merito, nel senso che, come dicevo prima, sicuramente è un intervento che rientra nella nostra missione, però, e questo ne dà testimonianza anche il piano di bonifica che recentemente, proprio una decina di giorni fa, Regione Lombardia ci ha approvato, come nostra pianificazione. Chiaramente abbiamo sempre inserito delle azioni di tipo ambientale, però per lo più rivolto a quello che conosciamo meglio, cioè non so, i fontanili o ad esempio la realizzazione di piste ciclabili lungo gli argini dei nostri canali. Sono qualcosa che è un pochino in qualche modo più affine con ciò che finora abbiamo più o meno sempre fatto e che in qualche modo interagiscono appunto con la fruizione del paesaggio, ma anche nel caso dei fontanili chiaramente rivestono un aspetto irriguo notevole. E in questo caso invece è stato sicuramente fondamentale l'apporto del facilitatore, dottor Perracino nello specifico, che è un professionista col quale abbiamo già collaborato in passato e che conosce molto bene la nostra realtà e le nostre esigenze, e che ci ha appunto proposto questo intervento
un po' particolare, proprio perché è più diretto verso la fauna. E mi piace dirlo perché in qualche modo questo ci ha dato l'occasione di contaminarci, no? Tra quella che è la nostra visione classica, un po' ingegneristica, prettamente idraulica, con una visione un po' più naturalistica e quindi ha ampliato in qualche modo, dandoci una visione multidisciplinare e sicuramente, incrementando, facendoci crescere professionalmente. Connessioni ecologiche. Perché connessioni ecologiche? Perché, come dicevo prima, il serio morto, pur non avendo, forse è possibile vedere la prima slide, pur non avendo, diciamo, un pregio ambientale cioè un pregio naturalistico di grado elevato, perché si trova in un contesto, diciamo, molto caratterizzato da agricoltura intensiva, vuoi anche per la natura stessa del canale, che è un canale di bonifica, anche ad uso irriguo, quindi ha una funzione promiscua, però prettamente di sgrondo delle acque, con recettore finale fiume Adda. E quindi, diciamo, non è particolarmente, diciamo, c'è qualche criticità dal punto di vista vegetazionale. E non ci sono grosse occasioni di rifugio, ad esempio, per la fauna. Tuttavia, è in una posizione privilegiata perché si trova nell'ambito di un elemento di secondo grado della RER, si trova in un PLIS, che è appunto PLIS Valle del Serio Morto, che è esattamente a metà tra due parchi naturali, il Parco Adda Sud e il Parco del Serio. Quindi, diciamo, un corso d'acqua non di particolare pregio naturalistico, ma che ha grandissime potenzialità dal punto di vista delle connessioni ecologiche. E su questo noi abbiamo puntato. In particolare, l'intervento si realizza in 5 sottointerventi, del tutto analoghi tra di loro, e che vedono diciamo, la creazione di piccole, chiamiamole così, piscinette. Per la riproduzione di due anfibi, in particolare rana dalmatina e rana latastei, di cui già si è detto, tipiche di questa zona. E appunto l'intervento è consistito nella realizzazione di queste piccole piscinette sulle sponde del Serio Morto, realizzate tramite ingegneria naturalistica. Non so se magari forse riesco a farvi vedere con Perché condivisione purtroppo dalla schermo. regia non stanno passando le Ok, immagini. Si ci riesce a provo io un condividere lei? attimo, ci Grazie, provo. gentilissima. Allora, questo è il contesto sul quale appunto stiamo operando, quindi è il serio morto, e invece l'intervento è appunto caratterizzato su zone magari già che presentano qualche criticità. Ed è realizzato attraverso una palificata, quindi pali infissi nel terreno parallelamente alla sponda, connessi tra di loro con degli assi sempre di legno fessurati per consentire anche la messa a dimora di specie vegetali igrofile tipiche della zona. E appunto creare un regime idraulico diverso, quindi una corrente più lenta che in qualche modo possa favorire la deposizione delle uova e l'accrescimento di questi due anfibi. E qui posso farvi vedere una fase dei lavori, sono in corso giusto in questi giorni. Nella figura più nell'immagine più in alto vedete l'infissione di pali. E invece nell'immagine più in basso vedete la posa, si vede chiaramente la piscina, la piscinetta, e poi la posa di questa geostuoia, biostuoia in fibra di cocco che serve appunto a diminuire l'erosione della sponda, a stabilizzarla, ma anche a favorire in qualche modo anche l'accrescimento appunto delle piantumazioni che stanno appunto in questo periodo già piantumando i
nostri colleghi. Benissimo, perché è un esempio concreto, fra l'altro rubo 2 minuti per dire che spesso succede che nei corsi, diciamo così, scusatemi l'imprecisione, comunque gestiti dai consorzi di bonifica, dal punto di vista naturalistico si abbiano delle positivissime sorprese. Mi è capitato di fare dei censimenti della fauna ittica e trovare in questi corsi ancora, ad esempio, anche solo banalmente il lucio italico, che nel resto dei corsi d'acqua naturali si fa sempre più fatica a trovare. Quindi degli interventi mirati in questo senso a restituire un maggior grado di naturalità e soprattutto se, secondo me, sviluppati a partire da chi gestisce, quindi dal consorzio, hanno delle ricadute, possono avere delle ricadute decisamente molto importanti e positive in termini di aumento della biodiversità nella nostra regione. Prima di passare all'ultima domanda, cioè chiederle anche a lei uno slogan per definire il suo intervento, io volevo, come ho fatto con gli altri ospiti, capire un po' se ha qualche suggerimento in relazione a delle possibili difficoltà che ha dovuto affrontare sia in fase di partecipazione, di presentazione della domanda, oppure anche in fase di realizzazione dell'intervento, piuttosto che di comunicazione dell'importanza dell'intervento con i portatori di interesse che sono presenti sul territorio. Allora, no, dal punto di vista, tra virgolette, burocratico non c'è stata alcuna difficoltà, diciamo che la firma dell'accordo quadro è stata molto semplice, Regione Lombardia abbiamo collaborato con assoluta linearità, chiaramente è venuto fuori un po' anche quella che era la nostra esigenza, cioè far capire che comunque si trattava di un corso d'acqua di bonifica che è soggetto a piene periodiche e quindi questo potrebbe, diciamo, in qualche modo compromettere magari la stabilità di questi piccoli interventi, delle qualificate, eccetera. Però chiaramente abbiamo anche una piccola parte del budget per la manutenzione, quindi faremo sicuramente di tutto per affinché il progetto riesca con le finalità che ci eravamo preposti. Altri tipi di difficoltà sinceramente no. Mi piace dire che il lavoro viene svolto in diretta amministrazione, cioè vengono utilizzate squadre del consorzio che normalmente, diciamo, sono impiegate sul territorio e quindi in qualche modo anche la valorizzazione delle nostre maestranze, perché comunque anche questi tipi di intervento di ingegneria naturalistica noi siamo soliti farli, laddove è possibile utilizziamo sempre materiale, diciamo, in qualche modo biocompatibile, laddove le situazioni chiaramente ce lo consentono. E quindi sì, se posso dare un suggerimento a Regione Lombardia, cercare di tenere aperto sempre il varco per enti territoriali che hanno la possibilità di avere squadre, mezzi e di poter lavorare direttamente appunto con il proprio personale, di lasciare la porta aperta alla diretta amministrazione in maniera tale che questo possa sempre essere motivo in più di valorizzazione sia del nostro ruolo sia anche chiaramente del personale. Grazie, quindi un messaggio chiaro, cioè riuscire a valorizzare laddove si può le competenze e le professionalità che sono già sul territorio. Slogan su questo tipo di intervento? Sì. Sull'intervento slogan, vabbè, è stato anche, abbiamo fatto un gioco tra di noi con collaboratori e colleghi. In realtà, vabbè, non amando gli anglicismi, però vabbè, volevamo un po' giocare con il termine LIFE, perché proprio perché è la prima volta che noi partecipiamo a un progetto finanziato dal programma LIFE, e anche perché in qualche modo ci cimentavamo con un qualcosa che in qualche modo favorisce, sostiene la vita, nello specifico di questi anfibi, però avevamo pensato supporting life, sia un po' americano, però americano ma è chiarissimo ed efficace.
Grazie, grazie mille dell'opportunità. Grazie.